What's up skater, siamo a Roma, è il terzo giorno a Roma, giusto? Sì, perché il primo siamo andati a visitare Roma, il secondo c'è stato il contest fighissimo. Comunque si poteva intuire che era Roma, anche se non lo dicevo. Se sono in condizioni pietose non me ne vogliate, ma è perché ho skateato al park sopra il Colosseo. È super carino, mi sono divertito un sacco. È un po' difficile, è strano perché è piccolo. E devi capirlo, però una volta che lo capisci inizi a girarci e ti diverti. Vi lascio le clip di quel park che ho registrato su Instagram, le ho fatte col telefono, faccio il post su Instagram appena esce il video. Vi finite il video e ve le andate a guardare. Ci sono dei trick carini, mi sono divertito. Adesso stiamo andando a mangiare, abbiamo trovato un poke perché tre giorni, due e mezzo che mangiamo cucina romana, che è veramente veramente buona. Però è pesante perché comunque sono tanti carboidrati, tante proteine e vogliamo qualcosa di più leggero. Quindi senza perderci, perché io ho il vizio di allungare sempre le strade tra registrare e guardare dove devo andare sul telefono, allungo sempre tutto. Però dovremmo farcela. Roma è difficile da girare, cioè più di altre città, perché non è a scacchiera. Mi sento tanto un architetto in questo momento. Tra l'altro ho un male ai piedi devastante. Alle gambe, perché credo che in due giorni abbiamo fatto qualcosa come 35-40 km, adesso controllo. Non credo di aver mai camminato così tanto in vita mia in tutti i viaggi che ho fatto. Oggi abbiamo già fatto 1,5 km e in realtà non ci siamo mossi nemmeno più di tanto. Ieri ne abbiamo fatti 12,5 per andare al Foro Italico a vedere il contest e poi tornare a casa, insomma, più ieri sera che ci siamo dati alla pazza gioia affittando un monopattino elettrico sotto la pioggia. È stato divertente, è molto, anche se abbiamo rischiato di morire. E poi l'altro ieri quando siamo arrivati 19,5 km, quindi fate voi il calcolo, ma sono tanti a piedi. Stavo già sbagliando strada, tra l'altro, meno male che ho controllato. Allora il poké dovrebbe essere tipo qui. Ho di nuovo sbagliato strada, devo andare ancora dritto. No, però io non ce la posso fare, è tipo la quarta volta che sbaglio strada nel giro di un isolato. E ci sono quattro lati, quindi potete capire bene, no? Mio Dio, sono stanco, sono proprio stanco. Però mi sto divertendo un casino. Guarda che carini. Ora lo troviamo sto diamine di amico che, se no urlo. Eccolo, ce l'abbiamo fatta. Niente, era pieno, rip. Abbiamo trovato l'altro e questo sembra avere posto. Come vedete ci siamo spostati un bel po'. Però mi piace un sacco di Roma che la maggior parte delle persone sono mega cordiali, super simpatiche. Molto bello. Stiamo cercando un supermercato perché fa veramente caldo. Io ho malissimo i piedi, raga. Cioè, ho fatto di nuovo 9 km. E siamo solo a metà giornata perché sono le 4. Quindi qualcosina da bere, anche perché poi fa caldissimo. Tutte queste robe messe insieme ti sfiancano tantissimo. Zucchero e acqua, quello che mi serve. Cosa prendo? Se mi cade la tavola in acqua, rido. Ciao papera! Dai, attento! Non cadere in acqua! C'è una bicicletta! Mi è venuta un'idea malsana, visto che dobbiamo andare al ponte della musica, che penso sia dritto di là, credo, spero. Prendere una bicicletta, visto che c'è anche Veronica con me, farmi trainare fino... Sì, sono uno sfaticato di me. Questa era la mia idea malsana, però è bellissimo. Oh, è fighissimo. Vai. Oh, Jesus. È velocissimo.
di Battleground così. Sentivo tipo i piedi morire. Continuiamo. Se ne stava andando sta strofa. Metti la prima, c'è un'altra che ha di salita. Qualcuno mi ha lasciato a piedi. È fighissimo, ma comunque è stancante. Abbiamo posato la bici, è figo. Gli ho rischiato di ammazzarci un bel po', però devo dire che è stato bello. Fate ocio, cioè non fatelo, ma fate ocio. Comunque siamo arrivati praticamente al ponte della musica. Mamma mia, fare le scale mi sembra di essere un novantenne. Non fate 40 km in due giorni. Thank you.
Che schiacciata! Non mi sento più legato. Oh sì! Devo fare stretching oggi, sennò domani sono veramente un palo. Vanno stra bene, mi trovo stra bene, sono ancora meglio delle 1. Io skateare qua, voglio vivere qua, è una figata. Guys, che skateata totale! Livello assurdo, c'era certa gente lì fortissima. Tra l'altro c'era questo ragazzo del Sudafrica che spaccava ogni cosa. Non lo conoscevo, ad essere sincero. Ho scoperto che ha partecipato alle semifinali. Wow! Non vorrei skateare con gente così, preso benissimo, ci potevi parlare tranquillamente, quindi siete fortunati a vedere queste clip. Altissimo livello, i ragazzi di Roma super presi bene, tranquilli, gli ho chiesto se potevo filmarli, sono stati super gentili, super forti. Bello, bello, mi piace. Potessi skaterei qua tutti i giorni. Mi sa che dobbiamo prendere il pullman là, c'è la fermata, spero. Vedo l'ora di arrivare a casa e farmi una doccia e poi dobbiamo capire cosa mangiare. Abbiamo preso stra di culo. E dovuto correre fortissimo. Metro.